Amici sportivi, a tutti, buongiorno da Bruno Conte, Stadio Bianco di Gallipoli. Si gioca la finalissima dell'undicesima edizione del torneo di Carnevale Città di Gallipoli Coppa Santa Maria di Leuca. Sono in campo le due formazioni che hanno primeggiato finora. Doyle, ma la difesa del Napoli fa buona guardia. Martorelli, il capitano, tocca il pallone, poi D'Ambra cerca di perfezionare al centro, ma è intervenuto ancora il numero 15 Palmer, quindi con il suo passo elegante Ogbeta sulla destra per lo scatenato Ogumbi. Ogumbi supera un avversario, guadagna il fondo, mette al centro, attenzione, c'è il tiro, la rete degli inglesi, rete degli inglesi con Palmer Cole, straordinaria azione di Ogumbi. Esultano gli inglesi, tanti tifosi inglesi qui a Gallipoli. Due pali nei due minuti di recupero, ora al calcio d'angolo il Napoli con il numero 10 Labriola. Attenzione, potrebbe essere questa l'ultima possibilità, è area di rigore, mucchio, tiro, rete del Napoli, incredibile rete del Napoli. D'Ambra ha segnato, D'Ambra, 1-1. Ora Napoli e Manchester vanno ai calci di rigore per sapere chi è la squadra, qual è la squadra che vince il trofeo Città di Gallipoli, torneo di Carnevale, undicesima edizione Coppa Santa Maria di Leuca. Le due formazioni sono al centro del campo, grande tensione, è stata una finale bellissima, al di là di ogni previsione nel suo sviluppo tecnico-tattico. Una finale assolutamente splendida, con le due formazioni che ora vanno a decidere ai rigori chi sarà la vincente. Lotteria dei calci di rigore, sono previsti 5 rigori per parte più tiri ad oltranza nel caso di parità. Comincia il City, Benny Smails, attenzione, l'arbitro fa mettere a posto il pallone, Smails al tiro, palo, ha spiazzato il portiere e ha mandato sul palo. Attenzione, il Napoli ha la possibilità di portarsi in vantaggio, il tiro di Benny Smails è terminato sul palo, aveva spiazzato in maniera netta il portiere Giovanni Evangelista, ma il pallone è andato a finire sul palo. Adesso è la volta di Alessio Esposito, numero 4 del Napoli. Alessio Esposito prende la rincorsa, c'è il tiro, rete! Napoli in vantaggio. Napoli in vantaggio con Esposito che ha battuto il portiere Nathan Broom. Va sul dischetto Sam Reynolds, numero 3 del City. Napoli in vantaggio dopo i primi due tiri, grazie al palo che ha colpito Benny Smails, che non è stato tra i più brillanti tra gli inglesi, numero 11. Ora è la volta di Sam Reynolds, attenzione, la rincorsa, il tiro, è parata, parata del portiere Evangelista che ha deviato. Sam Reynolds ha sbagliato il suo rigore, il Napoli può andare sul 2-0. Con il numero 8 Nunzio Brandi. Frustrato il giocatore inglese Reynolds, che torna mestamente verso il centrocampo, è in lacrime credo. Il numero 3, attenzione al tiro ora del Napoli, rete di Brandi e gol di Brandi.
2-0 per il Napoli. Attenzione, il Napoli ha un doppio vantaggio che peserà moltissimo. Ora il numero 7, Henry Ogumbi, al tiro. Migliore assieme al numero 8, Doyle, e assieme a Ogbeta della sua squadra. Ogumbi. Tutto è pronto. Terzo rigore per il City. Ogumbi, rincorsa, tiro. Parato anche questo. Ha sbagliato Ogumbi. Attenzione amici. Il Napoli batte il terzo rigore. Se lo mette a segno, vince. E comunque avrà tre possibilità, anche se questo rigore dovesse sbagliarlo. Praticamente il Napoli ha in tasca la vittoria del torneo. Tre rigori sbagliati dagli inglesi, due segnati dal Napoli. Adesso c'è il tiro che potrebbe essere decisivo. È affidato al numero 9, Domenico Esposito. Attenzione, Esposito contro Brum. Rincorsa, Esposito, tiro, rete. Il Napoli ha vinto il torneo. Il Napoli è campione. Il Napoli ha vinto il torneo ai calci di rigore. 3-0. 3-0 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari più supplementari. 3-0 amici. Non c'è stata storia ai calci di rigore. 3 gol su 3 per il Napoli. 0 gol su 3 tiri per gli inglesi. Un palo e due parate di Evangelista, che ricorderà questa giornata per sempre. Il Napoli è campione e scrive il suo nome nell'albo d'oro del torneo, dopo il Milan che ha vinto l'anno scorso in finale con la Juventus. Napoli che arriva quindi a conquistare questo torneo dopo una finale bellissima che gli inglesi avevano in tasca, quando a 30 secondi dalla fine hanno subito il pareggio di Brandi. È tutto, Bruno Conte vi ringrazia.